È stato subito un grande spettacolo quello andato in scena nella prima prova del campionato italiano AC Karting al Cremona Circuit, con oltre 280 piloti e una eccellente partecipazione anche per l'evento inaugurale delle due nuove categorie federali, della OKN e OKN Junior, oltre a confermare grandi numeri nelle tradizionali categorie KZ2, Mini, KZN, Under e KZN Over. Molto positiva quindi l'affluenza in tutte le categorie, ma quello che caratterizza la stagione 2023 è l'avvento nel tricolore della OKN e OKN Junior, ovvero le due nuove categorie federali istituite a livello internazionale dalla FIA e subito adottate in Italia da AC Sport con un ottimo esordio a Cremona Circuit, con circa 60 piloti. Alle due categorie sarà riservato anche un palcoscenico internazionale con la prova del campionato del mondo OK e OK Junior in programma dal 5 all'8 ottobre a Franciacorta nell'evento Road to OKN World Cup, per poi sfociare nel 2024 nella prestigiosa Coppa del Mondo OKN nell'ambito del campionato del mondo FIA Karting. Prima gara del campionato italiano AC Karting 2023 e sinceramente un grande successo in termini numerici, in termini anche di qualità dei team, dei piloti presenti a questa gara. Abbiamo lavorato tantissimo con la commissione karting durante l'inverno per cercare di apportare quelle che erano delle modifiche al regolamento che consentissero ai partecipanti di poter sfruttare appieno quello che è il potenziale di questi weekend che offre AC Sport per il karting italiano, quindi regolamenti rivisti, soprattutto per quanto riguarda quelle che sono le modalità di accesso al campionato, un punteggio anche diverso, progressivo, ad aumentare di gara in gara per tenere sempre vivo il campionato. Abbiamo dato anche ai giudici di gara la possibilità di poter avere un metro di sanzioni stabilite, quindi delle sanzioni codificate che rendessero oggettiva la valutazione. Abbiamo cercato anche di dare la possibilità ai piloti di prepararsi bene attraverso anche una modifica del regolamento che consente loro ora di poter provare la settimana prima della gara per poter arrivare sempre più preparati a questo evento. Un evento che ha visto 284 piloti impegnati nelle varie categorie. Alcune novità importanti sono soprattutto lo sdoppiamento della Mini Gruppo 3. Abbiamo dato importanza soprattutto a questa categoria con le omologhe dei motori più recenti. Tra l'altro c'è stata l'omologa anche proprio del nuovo motore Gruppo 3 quest'anno, e abbiamo messo da parte la 60 Mini che corre a livello territoriale, a livello regionale, ma non a livello di campionato italiano. E per quanto riguarda il Gruppo 3, come dicevo, c'è questo sdoppiamento con la Under 10 e la Gruppo 3 per i bambini dai 10 anni in su, quindi chiamiamola Over 10, che ha riscosso molto successo, perché comunque c'era un range, una fascia di età troppo grande, da 8 a 12 anni, e quindi ci sembrava poco corretto farci inventare in una competizione importante come quelle del campionato italiano bambini di 12 anni e bambini di 8 anni. Quindi i bambini di 8 e 9 anni corrono insieme tra di loro, 11 e 12 anni corrono insieme tra di loro, e poi c'è questa età dei 10 che è nel mezzo, e uno può scegliere se fare la Under 10 o la Gruppo 3. Ma soprattutto importantissimo è stato l'inserimento da parte di AC Sport, come anteprima mondiale possiamo considerarla, della OKN e dell'OKNJ. E l'Italia ha giocato un ruolo di primo piano per quanto riguarda la predisposizione dei regolamenti tecnici e sportivi di questa importante categoria, che è stata voluta fortemente dalla FIA e dai costruttori, e nel momento in cui ci è stato presentato questo progetto abbiamo creduto fortemente nel riportare nelle categorie monomarcia queste categorie federali, che vedono proprio una pluralità di costruttori sfidarsi, ed è proprio quello che è successo in queste prime fasi del campionato italiano qui a Cremona, perché i vari motoristi coinvolti, quindi Yame, TM, Modena, Vortex, Lenzo, si stanno sfidando e stanno dicendo ognuno la loro, e questa testimonianza del fatto che sembrerebbe che abbiamo trovato un grandissimo equilibrio nella regolamentazione, nel bilanciamento un po' anche delle prestazioni.
Quindi tutto è positivo in termini numerici. Ci aspettavamo a fine anno scorso, quando abbiamo lanciato questo progetto, di avere almeno il nostro target era 20 più 20 piloti nelle due categorie, e siamo arrivati a 36 più 25, quindi, e ce ne aspettiamo tra l'altro anche di più per le prossime gare, a partire proprio da Muro Leccese. Ma già avevamo avuto sentore che tutto potesse andare bene, perché le prime gare con queste categorie le abbiamo avute a livello regionale nelle varie Coppe Italia di zona, e da zona a zona insomma c'è un po' di differenza, però in termini numerici i risultati sono stati molto soddisfacenti. Riproponiamo poi la KZ2 con la classifica anche riservata per il campionato italiano Under 18, e anche qui in termini numerici si sono confermati i numeri del 2022, con tantissimi piloti e soprattutto di alta qualità, perché sono anche piloti che partecipano ad altre gare importanti, non soltanto CIC-FIA ma anche del WSK, e si sono presentati ai nastri di partenza anche del nostro campionato italiano. E poi abbiamo la KZN nelle due categorie under e over, sempre con quel gruppo di piloti di quella fascia di età, logicamente, che si sfidano e sinceramente stanno dando un ottimo, nonostante le condizioni atmosferiche, perché speriamo nella giornata di oggi, di domenica, che esca il sole, però si sono sfidati sotto la pioggia e veramente stanno rendendo avvincente questa prima prova di Cremona. Nelle due nuove categorie federali OKN e OKN Junior, promosse da FIA Karting e messe in campo in anteprima mondiale nel campionato italiano da AC Sport per dare slancio all'attività nazionale, il confronto tecnico si è fatto subito interessante sia nella categoria senior che nella junior, con le motorizzazioni ITM, LKA, Vortex e Modena, per uno sviluppo ancor più coinvolgente nei prossimi appuntamenti del tricolore. Nelle due finali della OKN al Cremona Circuit, le vittorie sono andate in gara 1 al polacco Karol Pasiewicz con il team Novalux su Lenzo Kart con motore LKE, ed in gara 2 al giovane Giacomo Maman con TB Kart Racing Team con TB Kart con motore TM. Nella OKN Junior è stato invece Gino Rocchio ad imporsi in gara 1 con il team DR su DR e motore Modena Engine, in gara 2 il polacco Bruno Grieg con il team MLG Racing su Parolin con motore TM. Un interessante confronto tecnico, quindi, che è destinato a dare ancora più attrattività nei prossimi appuntamenti. Nel primo evento di Cremona, in OKN, a prevalere in gara 1 è stato appunto il polacco Karol Pasiewicz con il team Novalux su Lenzo Kart LKE davanti a Francesco Marenghi con Modena Kart su Parolin TM, e l'altro polacco Bartosz Grzywacz con KGT Motorsport su Tony Kart Vortex, mentre Stefano Pedani su Italcorse TM si è piazzato al quarto posto ed Antonio Apicella con il team Driver su Tony Kart Yami al quinto posto. In gara 2 è stato invece Giacomo Maman su TB Kart TM a prendere il sopravvento, sfruttando bene la griglia di partenza invertita nelle prime 8 posizioni. Maman ha concluso con la vittoria davanti a Pasiewicz in gran rimonta con il connazionale Grzywacz al terzo posto. Quarto ha concluso Andrea Carraro con il team M2 Racing su Tony Kart Vortex, e quinto Lamberto Ferrari con FK Motorsport su IPK Modena. Sono molto contento di questa vittoria, contando da come era iniziato il weekend, per varie sfortune e contatti. In gara 1 sono dovuto partire dalla posizione numero 19, per dopo recuperare fino all'ottava, e che mi ha concesso di partire prima in gara 2. E in gara 2 ho condotto tutta la gara, sono partito bene e sono molto contento di questa vittoria. Devo ringraziare tutto il team TB Kart, il mio meccanico Chico e Nico e la mia famiglia. Nella OKN Junior la lotta per il successo è stata serratissima e combattuta fin sul traguardo. Alla fine, al termine di una serie di penalizzazioni per alcuni contatti, la vittoria in gara 1 è andata al giovane Gino Rocchio su DR Modena, davanti al monegasco compagno del team Oscar Repetto, mentre in terza posizione è concluso Giovanni Toso con NGM Motorsport su Calicart TM. In quarta e quinta posizione sono stati classificati lo svizzero Tiziano Cusini con il team Driver su Tony Kart Yame e Nikita Nikishov con il team Gmoto su Tony Kart TM, entrambi penalizzati dopo l'arrivo. È stata una gara molto difficile, fin dal primo inizio che abbiamo avuto un po' di problemi, sono riuscito a risolvere e ho recuperato tutti i piloti che erano davanti a me.
dopo sono riuscito a sorpassarli tutti e a vincere questa gara. Ringrazio tutta la mia famiglia, il team e il motorista Modena Engine. In gara 2 si è imposto il polacco Bruno Grich con il team MLG Racing su Parolin TM davanti a Nikita Nikishov e Tiziano Kuznini, mentre Giovanni Toso si è piazzato quarto davanti a Filippo Pancotti con il team driver sul Tony Kart TM, retrocesso al quinto posto per una penalizzazione di 5 secondi. Non ha avuto molte difficoltà Christian Bertucca in gara 2 con il team LG Motorsport su Birelart TM ad imporsi nella prima finale della categoria con il cambio della KZ2 dopo aver prevalso in prova e nelle manche. In gara 1 il suo vantaggio sul traguardo è stato piuttosto ampio sul romeno Daniel Basile con KCS Racing su Birelart e su Alessio Piccini con il team Trib One su Birelart TM. Matteo Segre con OK1 su IPK Yame con il quarto posto si è aggiudicato il secondo posto tra gli under 18 alle spalle di Bertucca, davanti a Maxim Orlov con Modena Kart su Parolin TM, terzo fra gli under 18. Sì, è stata comunque una gara gestita bene, siamo partiti da subito molto forti e devo sempre ringraziare LG Motorsport per il campionato italiano che mi supporterà lui, VT Racing per i motori e comunque sempre anche Birelart, Ronnie, Riccardo Longhi, tutta la mia famiglia e i miei fan che mi seguono. Nella seconda finale della KZ2 ha avuto la meglio l'argentino Giorgio Carrara con il team Novalux su Lenzo Kart LKE, mentre Alessio Piccini è andato a piazzarsi in seconda posizione davanti a Christian Bertucca, entrambi in rimonta per la griglia di partenza invertita nelle prime 8 posizioni. Quarto al debutto con il suo nuovo team Drago Corse si è piazzato Alex Irlando su Drago TM. Quinto William Lanzeni su EKS TM, anche questi in rimonta. Tra gli under 18 ha vinto Bertucca su Martinese con Andrea Busetto su CRG TM al terzo posto. Sì, molto contento per gara 2, allora pure per gara 1, alla fine dopo la qualifica che non è stata la migliore per noi, sempre siamo stati andare avanti, pure nelle manche. Gara 1 ho fatto sesto, poi dal terzo ovviamente sapevo che avevo una grande opportunità. Abbiamo fatto una scelta giusta anche perché nessuno sapeva cosa potevamo fare sull'asciutto, tutto il weekend è stato sul bagnato, quindi niente, abbiamo fatto una scelta giusta, quindi niente, ringraziare la squadra, a Lenzo Kart, a Michele Lenzo, a tutta la squadra, a mio meccanico Dario Galippò, il telaio è stato molto, molto buono, anche il motore, quindi niente, prossima gara sicuramente andrà così. La categoria della Mini continua a rappresentare un importante vivaio per il karting nazionale con una partecipazione sempre crescente, anche internazionale, che ha fatto diventare l'Italia il palcoscenico maggiormente frequentato per questa categoria giovanile, con piloti provenienti da tutto il mondo. L'adesione sempre più numerosa ha indotto da quest'anno la suddivisione della categoria in due fasce di età, da 8 a 10 anni per la Mini GR3 Under 10 e da 10 a 12 anni per la Mini GR3. Fra i 114 piloti iscritti all'evento di Cremona Circuit, nella Mini GR3 si sono presentati tutti i maggiori protagonisti della categoria e anche figli d'arte, come Daniel ed Ella Häkkinen, figli dell'ex pilota di Formula 1 Mika Häkkinen, in gara con il team Baby Race, oltre al giovane belga Henry Kumpen, nipote di Sophie Kumpen, ex kartista e madre di Max Verstappen, già competitivo nonostante la giovanissima età. L'appuntamento al Cremona Circuit è stato caratterizzato da una serie di gare combattute fin sul traguardo. Nella prima finale della Mini GR3 è imposto Vladimir Ivankov con il team Gamoto su EKS TM, sul monegasco Andrea Manni con Parolin Motorsport su Parolin TM e sull'inglese Noah Baglin con E-Kart su KR Yame. Nicola Stanley con il team Gamoto si è piazzato quarto, l'americano Kylan Herrick con Baby Race su Parolin Yame ha chiuso al quinto posto. Ho fatto la prima posizione in gara 1 di campionato italiano in Cremona. Era una bella gara, non abbiamo deciso che gomme dobbiamo mettere, lo slick o lo wet. Abbiamo messo wet per non rischiare, andava bene, tutto andava bene, il motore era benissimo, il telaio anche, stavo sul pista. Tutto andava bene, è una vittoria che sono molto felice, ce l'ho già la gara seconda, I'm staying focused for the second race.
Al photo finish l'arrivo di gara 2 con il turco Iskender Zulfikari con Baby Race su Parolin Yame, che negli ultimi metri riesce a spuntarla precedendo lo spagnolo Bosco Arias Chavarri con il team driver su KR Yame. E l'altro maggiore contendente, l'olandese Dean Hogendoorn su Kidix su KR Yame. In quarta posizione Pietro Bagutti con AV Racing su Parolin Yame, quinto Noah Beglin. Nella mini GR3 degli Under 10, l'ucraino Oleksandr Lejenki con team driver su KR Yame si aggiudica la prima finale davanti a David Moscardi con il team dall'Academy su Alonso Kart Time e all'americano Alessandro Trushot su Parolin TM, mentre il polacco Leonardo Gorski con Baby Race su Parolin Yame è quarto davanti a Nicolo Perico su Energy TM. In gara 2 è Alessandro Trushot a prevalere con vantaggio davanti a Leonardo Gorski e Nicolo Perico. David Moscardi rimonta a 3 posizioni ed è quarto, quinta piazza per Alessandro Nanni con AV Racing su Parolin Yame. Legenski partito indietro per la griglia invertita e settimo. In KZN Under Antonio Piccioni con TK Driver su TKTM, campione della categoria nel 2021 e 2022, non si lascia sfuggire l'occasione per imporsi nella prima finale della stagione. Alle sue spalle si piazza Massimiliano Casagrande su Birelart dopo una bella rimonta, mentre Emanuele Simonetti su Parolin TM si deve accontentare del terzo posto. Quarto e quinto si piazzano il poleman Filippo Caligaris con RS su Parolin TM e Giuseppe Rendina con Laudato Racing su Birelart. Che spettacolo, è andata benissimo e siamo partiti subito forte, ci abbiamo creduto tantissimo, abbiamo spinto da morire perché ogni anno si fa sempre più difficile, quindi vogliamo riconfermarci di nuovo e ci stiamo mettendo il massimo impegno e tutta la squadra TK stiamo spingendo tantissimo e sono stracontento perché ci credevo tantissimo, lo volevo tantissimo e l'abbiamo fatto, e quindi questa vittoria la dedico a tutto il team, alla mia ragazza che mi segue sempre, si è fatta 12 ore di viaggio per venire qui con tutto il casino che c'è in Italia, e grazie a tutti i ragazzi in officina, alla mia famiglia che spingono sempre per me e mi aiutano tantissimo. Un bacio, grazie. In gara 2 Simone Minguzzi su TB Kart TM scatta bene dalla pole per l'inversione della griglia nelle prime 8 posizioni ed è irraggiungibile. Conclude con 4 secondi di vantaggio su Massimiliano Casagranda che rimonta fino al secondo posto. Luciano Medeghini su VRK TM è terzo. Rimonta anche Antonio Piccioni fino dal quarto posto, così come Denis Tuia con Z Racing su Birelart TM che conclude quinto. Soddisfatto, ed è stata molto dura perché sull'acqua non eravamo per niente competitivi, partivamo 17esimi e riuscire a vincere almeno una delle due manche, una delle due gare è stata veramente una bella soddisfazione, un bel appagamento, ed è la mia prima volta, quindi un po' speciale. Grazie mille. Devo ringraziare in primis mio papà che mi segue da praticamente dall'età di 6 anni e non demorde mai a farmi correre, e la TB Kart per i telai che ci curiamo da qualche anno e ci troviamo molto bene, tutti i sostenitori e Rossi Racing Baisani per il motore che si è comportato veramente veramente bene, ottimo. Anche in KZN Over si fa valere il campione dell'edizione 2022 Riccardo Nalon con RS su Parolin TM, che in gara 1 conquista una bella vittoria dopo aver subito nelle qualificazioni una supremazia di Luca Oliva con il team Race Event su Birelart TM. Nalon domina la prima finale davanti a Marco Pagani su Parolin TM e Paolo Gagliardini su Birelart TM, vincitore della Over 50. Sebastiano De Matteo su Maranello TM si piazza quarto, Alfio Messina su Maranello TM è quinto. Diciamo, ripartiamo da dove abbiamo lasciato. È stato un fine settimana a dir poco fantastico, le condizioni non sono state proprio delle migliori, però siamo riusciti a difenderci ieri, e venerdì siamo andati allo stesso bene, però diciamo le nostre condizioni ideali erano l'asciutto. E diciamo siamo partiti e poi abbiamo vinto, anzi stravinto, dai. In gara 2 è Tommaso Polidoro a vincere con il team TK Driver Academy su TKTM, mentre Riccardo Nalon recupera e conclude il secondo. Sebastiano De Matteo conquista il podio con il terzo posto, Alfio Messina si piazza quarto ed è primo tra gli over 50, mentre Marco Pagani conclude quinto, ambedue penalizzati di 5 secondi. Prossimo appuntamento del campionato italiano AC Karting il 18 giugno al circuito La Conca di Muro Leccese.